La conoscete voi ragazzi la tabellina del 3? Perché 3 più 3 fa 6. 3 più 3 fa 6. Sono i punti, classifica, i gol fatti dalla Juventus, 0 subiti. Vamos ragazzi, vamos ragazzi. Sempre ragazzi, io sono veramente... sono sempre con i piedi per terra, ma sono fiducioso ragazzi di questa squadra, perché come contro il Como abbiamo lasciato un attimo giostrare la partita all'avversario, quando abbiamo preso le misure adatte, giusto ragazzi, dal 20° in poi ragazzi, siamo andati sempre noi a gestire la partita. Come la volta scorsa abbiamo fatto il gol sempre su giù allo stesso minuto, l'altra volta 26esimo, questa volta 28esimo, quindi vediamo, siamo in linea con la partita precedente. 3 gol fatti in casa contro il Como, 3 gol fatti fuori casa contro il Verona. Siamo a punteggio pieno, siamo da soli. Io ragazzi penso che il video può finire qua. Il video può finire qua perché veramente ragazzi sono veramente veramente contento. Ripeto, sto con i piedi per terra. La prossima partita abbiamo la Roma e anzi con la Roma non dico niente, però diciamo la Roma diventa il primo banco importante. Diciamo che lo era anche il Verona, perché diciamo le cose con esattezza, quindi partiamo dall'inizio della partita, però mettete like e iscrivetevi al canale. Ripeto, il Verona come contro il Napoli, soprattutto i primi 20 minuti, quando soprattutto la partita era ancora in stallo, non eravamo ancora bene impostati, sia entrambe le squadre, ci stavamo studiando, ha avuto diverse occasioni occasioni non di gol, però ha avuto diverse occasioni per andare avanti in contropiede, e la stessa cosa che ha fatto contro il Napoli. La differenza tra noi e il Napoli è la difesa. Grazie, la difesa impenetrabile, Bremer supremo, non si è fatto superare da nessuna palla, metteva sempre il piede prima per prendere la palla, è qualcosa di veramente che... Fortuna che è rimasto alla Juventus, perché c'erano voci a maggio, si diceva che forse pezzi pregiati andavano venduti. L'unico è stato venduto Chiesa e Vlahovic è rimasto e Bremer è rimasto. Ripeto, i primi 20 minuti abbiamo dovuto un attimo prendere le misure, calibrare un attimo i piedi, e da lì in poi diciamo che la Juventus è andata proprio in scioltezza, non aveva mai avuto nessun problema. Contento dei 2 gol di Vlahovic, finalmente si è sbloccato. Contento per Savona, altra scelta azzeccata da Motta. Mbangula, prima partita titolare che nessuno se l'aspettava, gol. Savona, prima partita da titolare, gol. Fatto un gol ragazzi che non so come è entrata la palla, perché lui ha dato un colpo di testa, la palla ha fatto girato e è andato dentro. E poi che dire, centrocampo buono, bene, lo dico ragazzi, lo dico bene Locatelli, bene veramente Locatelli, forse sta giocando con più tranquillità. A fianco aveva Fagioli, aveva Bangula dall'altra parte. Comunque centrale, comunque, Locatelli mi sembra che non abbia perso la palla, forse ha perso una palla al 90esimo, e quindi niente, niente di problematico. Vlahovic, ripeto, si è sbloccato e lo vedo anche molto contento per per i gol, per la squadra. Savona si è rivelato un ottimo difensore. Anche sulla fascia è andato via molto tranquillamente, quindi è anche un esterno offensivo, anche se è buttato diverse volte in avanti. Ho visto Fagioli un po' timoroso, però poi a lungo andare è andato abbastanza bene, però diciamo non ho visto che ha sbagliato, non è stato il peggiore in campo, dico soltanto che lo vedevo un po' timoroso. Ildiz ragazzi, come la partita scorsa, quando ha preso le misure, poi non l'ha fermato più nessuno. Mangula ha mantenuto le attese,
Quindi tranquillamente, e vedete, io quando ho fatto il video oggi, questo video oggi si è fatto dove si diceva che la Juventus aveva problemi in rosa, perché per la coperta corta ho detto: ragazzi, non avremo nessun problema, non avremo nessun problema, perché se non si fa male a nessuno abbiamo i cambi giusti. E infatti è andata molto liscia la partita, andata via in tranquillità. E poi chi c'è che dire? Che dire, ragazzi? Douglas Luiz, ragazzi, quando è entrato ha fatto vedere il giocoliere che è in lui. Ragazzi, con il pallone tra i piedi, Douglas Luiz è veramente fantastico. Poi bene Cabal, bene Gatti. Ho visto Kalulu, però in pochi minuti ha cercato di fare anche un gol sulla fascia, però giocato veramente pochi minuti, quindi non si può valutare. Il Verona nel secondo tempo ha provato a fare un tiro in porta, penso, di Gregorio, l'ha subito, subito coperto il primo palo, ha subito preso la palla e niente di che. E quindi non so se il Verona di oggi era quello contro il Napoli, e allora abbiamo fatto, ragazzi, uno step veramente importante. O seppure quella lì è stata, diciamo, una sfuriata, e il Napoli in quella partita non ci ha capito niente. Perché una squadra che vince 3-0 contro il Napoli e la partita successiva perde 3-0, non so quale delle due facce sia quella giusta. Però ripeto, bravo Motta, mi piace Motta che esulta ai gol. Ricorda un certo Antonio Conte, abbraccia i giocatori quando escono, dà il 5 a tutti. È veramente, ragazzi, sapete il mio pensiero che avevo io, sì, su Motta, quando si diceva che doveva venire lui. Però l'uomo intelligente è quello che cambia idea. E io, anzi, cambio idea e dico che veramente sta facendo un ottimo lavoro. Quindi rimaniamo, ragazzi, con i piedi per terra. Per ora abbiamo una squadra da 7, 7 e mezzo in campo, valore medio 7, 7 e mezzo. Mettiamoci anche un 8, perché ha fatto tanti gol, e noi quest'anno, se facciamo un gol, ne facciamo due, ne facciamo tre, andiamo sempre a cercare di fare il quarto, il quinto. E questo è una cosa che mi piace molto, quindi siamo molto propositivi, molto offensivi. Ragazzi, che dire, un'altra partita, un'altra giornata bellissima. Tutti ci stanno guardando da sotto. Cerchiamo di mantenere questa posizione il più lungo possibile. Ragazzi, mettete like, iscrivetevi, fate iscrivere, attivate la campanella. Condividete su tutti i social fino alla fine. Forza Juventus, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.